Bombardamenti russi hanno colpito Kharkiv martedì sera, poche ore dopo la visita a sorpresa nella città ucraina della ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock. Nell'incontro con Dmytro Kuleba, il ministro degli esteri ucraino ha esortato ancora una volta la Germania a fornire armi ed equipaggiamento militare a Kiev. La ministra degli esteri tedesca. Kharkiv riflette tutto l'orrore di questa brutale guerra, ma anche il coraggio, la capacità di resistere, la speranza dell'Ucraina di vivere in pace. Il ministro degli esteri ucraino. Più tempo ci vorrà per prendere una decisione, più persone moriranno a causa della mancanza dei carri armati necessari nel nostro esercito. Intanto, nel 321esimo giorno di guerra, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che i suoi uomini hanno completato la conquista della città di Soledar, che, se confermata, segnerebbe il primo grande successo sul campo di battaglia di Mosca dall'estate scorsa. Il messaggio notturno di Zelensky. Il mondo libero ha tutto il necessario per fermare l'aggressione russa e portare lo Stato terrorista ad una sconfitta storica. Ed è importante non solo per noi, è importante per la democrazia globale, per tutti coloro che apprezzano la libertà. È ancora più importante ora che la Russia sta radunando le forze per una nuova escalation. La prossima settimana un centinaio di militari ucraini sarà nella base di Fort Sill, in Oklahoma, per iniziare l'addestramento sul sistema di difesa missilistico Patriot.